Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. Qui è sempre Toto Racing 92 che vi parla ed oggi grazie a VG Informatica andiamo ad analizzare un nuovo prodotto e andremo a capire come scegliere l'alimentatore giusto per voi. Scopriamolo insieme. Scegliere l'alimentatore è forse una delle cose più sottovalutate di sempre quando si vanno a selezionare tutte le componenti che andremo ad installare ad un computer. Tuttavia l'alimentatore è una delle componenti più significative, è colui che manderà l'energia elettrica alle altre componenti su cui spesso investiamo centinaia di euro, quindi è bene sceglierlo bene e soprattutto bisogna considerare una cosa molto importante. Al contrario di come accade per processore e schede video che si aggiornano ogni 2, 3 anni, 5 anni per avere maggiori prestazioni, per supportare nuovi programmi e nuovi giochi e per accompagnare sempre le nostre esigenze, l'alimentatore è una di quelle componenti che, se scelta bene all'inizio, non dovremo sostituire per parecchi anni e quindi ogni volta che andremo a fare un aggiornamento il primo alimentatore che abbiamo scelto andrà comunque bene. In particolare oggi vi voglio introdurre questo alimentatore FSP Hydro da ben 750 watt. 750 watt con i moderni processori e schede video risultano davvero tantissimi. Infatti con le ultime schede video presentate abbiamo visto non solo un netto aumento delle prestazioni rispetto alle passate generazioni, ma soprattutto un'importante diminuzione dei consumi. Infatti 650 watt di alimentatore riescono benissimo a supportare un i7-7700K overclockato e uno SLI di schede grafiche di fascia molto alta, quindi non c'è bisogno come una volta di puntare ad alimentatori di fascia altissima come i 1000 watt o i 1200 watt, adatti solamente in particolari contesti come per esempio chi deve fare overclock estremo o chi ha bisogno di una workstation multi GPU, e quando intendo multi GPU intendo 3 o 4 GPU per fare rendering 3D o con programmi molto particolari che sfruttano quella potenza. In un mercato consumer, quando si sceglie un alimentatore da 500, 650, 750 watt, si ha già moltissimo margine per eventuali upgrade. Seconda cosa, è necessario capire se è bene scegliere un alimentatore modulare, semi-modulare oppure non modulare. Il primo lo consiglio solamente se il vostro budget è davvero davvero risicato. Se invece avete qualcosa in più da spendere, è meglio orientarsi sulle piattaforme modulari e soprattutto semi-modulare, che secondo me è il miglior compromesso tra prezzo e qualità del cable management. Infatti gli alimentatori semi-modulari integrano solamente il cavo di alimentazione della scheda madre con 24 pin e il cavo di alimentazione della CPU, due cavi che comunque dovremo andare ad installare qualunque sia il nostro PC, mentre tutti gli altri cavi dedicati alle periferiche e all'alimentazione della GPU sono dei cavi comunque forniti nella confezione e che possono essere collegati a seconda delle nostre esigenze di quante periferiche dovremmo andare ad alimentare. L'alimentatore modulare invece ha tutti i cavi completamente staccabili e questo rappresenta effettivamente un vantaggio qualora volessimo sostituire i cavi inclusi nella confezione con dei cavi slivati, anche se in questo caso a mio parere è meglio prendere delle prolunghe, ma magari fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete un video dedicato allo sleeve dei cavi, come, perché e quando sceglierlo. Questo alimentatore della FSP è full modulare, quindi in confezione troviamo il cavo di alimentazione, ovviamente tutti i cavi necessari ad alimentare MOBO, processore, GPU e periferiche. Inoltre come inclusione vengono forniti anche altri adesivi di diverso colore, questo permette una migliore personalizzazione soprattutto nel caso avessimo dei case con finestra laterale completamente trasparente. Ovviamente non è una cosa su cui basare la scelta dell'alimentatore, però è una cosa in più. FSP ha inoltre una applicazione per Android che tuttavia non vi consiglio di scaricare. Infatti questa applicazione consente in linea teorica di calcolare i watt che le nostre componenti necessitano per essere correttamente alimentate. Tuttavia quando andiamo a selezionare una scheda video, le uniche schede video che troviamo sono le Nvidia di serie 7, quindi direi che mancano quelle due generazioni di aggiornamento. Insomma, esistono altri PC sicuramente più affidabili come PC Part Picker, oppure esistono tantissimi siti affidabili per calcolare effettivamente il wattaggio che necessitiamo. A prescindere comunque dal wattaggio che consumano le nostre componenti, io vi consiglio di stare sempre un po' più larghi, quindi che so,
Se il computer consuma 400 watt, prendete un alimentatore da 500 o 650 watt, ovviamente se il vostro budget lo permette. Non si sa mai, in futuro magari avreste bisogno di una workstation che consuma di più e quindi state larghi. Inoltre, alimentatore più grande non significa necessariamente un maggiore consumo, in quanto l'alimentatore andrà sempre a fornire l'energia che le nostre componenti richiederanno. Quindi se abbiamo un computer che consuma 200 watt, anche un alimentatore da 1000 watt andrà a fornire 200 watt, senza andare ad impattare tantissimo sul consumo. Altra cosa che impatta sul consumo è invece l'efficienza energetica, e qui c'è un bollino che viene in nostro soccorso, ovvero il bollino 80 Plus. Senza andare a scegliere degli alimentatori 80 Plus Titanium e Platinum che costano davvero tantissimo, fermarsi alla certificazione 80 Plus Gold e non scendere sotto la certificazione 80 Plus Bronze garantisce un'ottima efficienza, più che sufficiente per un computer dedicato al gaming oppure per delle workstation. Una migliore efficienza dell'alimentatore si traduce anche in un minor consumo, quindi un'alta efficienza si traduce nel lungo periodo in un risparmio nella bolletta. Quindi un alimentatore a bassa efficienza andrà effettivamente a consumare di più nel lungo periodo rispetto ad un alimentatore ad alta efficienza per fornire la stessa potenza di alimentazione alle nostre componenti. E in più poi c'è un fatto di durabilità: è sicuro che un alimentatore certificato di marca ben costruito durerà di più rispetto ad un alimentatore cinese da 30 euro, e soprattutto non dovrete sostituirlo ogni 6 mesi o un anno quando andrà a bruciarsi per esempio con degli sbalzi di tensione. Infatti gli alimentatori di qualità hanno dei condensatori fatti in un determinato modo, delle protezioni fatte in un determinato modo che consentono di durare davvero a lungo. Altra cosa a cui fare attenzione è la silenziosità. Gli alimentatori infatti integrano una ventola in genere da 135 mm e molti di questi, come per esempio questo FSP da 750 watt, hanno la modalità silenziosa, ovvero finché il computer non supererà un certo consumo la ventola rimarrà fissa, quindi non andrà a creare rumore e anche quando gira comunque sarà molto silenziosa. Infatti questo FSP sotto questo punto di vista mi ha sorpreso. In conclusione, nella scelta di un alimentatore non puntate solamente al mero risparmio, magari identificate l'alimentatore che più si adatta alle vostre esigenze, stando attenti al consumo e all'efficienza, e magari se non avete fretta e state cercando tutte le altre componenti, aspettate un'offerta, un abbassamento di prezzo e acquistatelo al momento giusto. Questo può essere un risparmio, ma non risparmiate mai troppo sull'alimentatore. È vero, 140 euro, 130 sono dei prezzi abbastanza alti, ma considerate di comprarlo una volta magari in 10 anni. Nel lungo periodo è un grosso risparmio, soprattutto perché non rischierete di bruciare le vostre componenti, su cui avrete sicuramente speso di più. Spero che questa guida / recensione vi sia stata utile, lasciate un bel mi piace a questo video se vi fosse piaciuto. Io ringrazio VG Informatica per avermi dato l'opportunità di provare questo alimentatore che vi lascio in descrizione e vi consiglio perché è un prodotto davvero ottimo, full modulare, 80 Plus Gold, ventola molto silenziosa. Noi ci vediamo al prossimo video e iscrivetevi al canale ovviamente se ancora non l'aveste fatto. Ah, c'è anche un nuovo PC lì, monta un processore Ryzen, se avete delle domande scrivetele qui sotto. Ciao!